Buonasera qui da Campus Party, siamo alla prima edizione di questa grande kermesse internazionale che ha in Italia appunto la sua prima comparsa. Siamo qui con l'avvocato Sasha Picciolo del studio legale associati Trevisan e Cuonzo. Io le chiedo subito quello che è stata la motivazione che ha spinto il vostro studio legale ad essere qui presenti a Campus Party. Ma avevamo visto l'enorme risonanza che ha avuto Campus Party nel mondo, ci piace la filosofia dell'evento, quindi un evento che parte dal basso, che viene mosso direttamente dai ragazzi e dall'università, e quindi non potevamo non esserci, avendo anche noi una filosofia di voler aiutare i ragazzi a lanciarsi con le loro avventure imprenditoriali nel mondo delle società, delle start-up e degli spin-off universitari. Ecco, il vostro studio legale partecipa in maniera attiva a questo evento attraverso una CPAC, una Call for Ideas, in cui avete invitato dei giovani a dare delle idee rispetto a vostri orientamenti. Può approfondire quello che è stata la struttura della Call for Ideas che avete aperto? Sì, abbiamo lanciato una call intitolata Can I Trademark That? Chiedendo ai partecipanti di sviluppare un tool legal tech che consentisse di fare ricerche di anteriorità. Quindi ho in mente un nome, lo voglio utilizzare per contraddistinguere i miei prodotti e i miei servizi e voglio sapere se è originale, se qualcuno lo sta già usando per lo stesso prodotto e quindi se vale la pena registrarlo e farlo mio. Ecco, in questa prospettiva faccio un'ultimissima domanda. Come il vostro studio legale si muove in direzione dei giovani? Lei a Telecamere Spente ci parlava di un affiancamento, una tutorship d'eccellenza per abilitarli subito al mondo del lavoro. Sì, nel 2013 abbiamo ideato e lanciato un programma che si chiama Trevisan e Cuonzo for Innovation, che sostanzialmente è un progetto di aiuto per start-upper ma anche per piccoli e medi imprenditori. Diamo un'assistenza inizialmente gratuita che permette a loro di orientarsi nel quadro normativo nel quale si stanno muovendo e quindi consigliandoli nella costituzione della società, nella tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale e in tutte le vicissitudini e la contrattualistica che incontrano proprio nei primissimi mesi di avvio dell'attività. Ecco, io ringrazio l'avvocato Sasha Picciolo e vi auguro ancora buon campus. Manca ancora una giornata decisiva a nostro avviso per fare un primo bilancio di questo evento che sta andando alla grande. Domani tantissimi appuntamenti, continuate a seguirci con Campus Party e Social Reporters. Arrivederci a tutti e buon campus!